Caro, vecchio, mitico Vestuti, le radiocronache granata di Gerardo Andria. Campionato nazionale di calcio di Serie C, girone C, 1975-76. 26 ottobre 1975, Salernitana Potenza. Salerno International, agli ordini dell'arbitro signor Presti Giovanni di Trapani, hanno fatto ingresso sul terreno di gioco lo Stato Vestuti davanti a circa 10.000 spettatori per la settima giornata del girone di andata del campionato nazionale Serie C, girone C 1975-76, la Salernitana targata Giacomini alla sua seconda esibizione sul campo dello Stato Vestuti dopo lo 0-0 Messina domenica scorsa e il Potenza, squadra ultima di classifica, la gara avrebbe inizio proprio in questo istante. La Salernitana attacca in questo primo tempo dalla destra verso la sinistra, c'era un fallo del numero 2 Molfese su Di Francesco. Diciamo subito che le formazioni sono fronte in diverse condizioni di classifica. Il Potenza dopo 6 partite, dopo l'esonero domenica scorsa al termine della gara dell'ennesima sconfitta interna, mentre il cross dalla destra di Stevan viene respinto dalla difesa in fallo laterale. Dicevamo che il Potenza, come forse avete ascoltato dal vostro dello speaker, gentili ascoltatori, si schiera con una formazione piuttosto rabberciata, vale a dire con Evangelista, Molfese, Urgese, Cillis, Campagna, Angelino, l'attacco con il Potenza sulla destra, la Torraca, Gaddi, Polese, Leo Pinton, in panchina il nuovo trainer, il mago dei poveri, il mago delle salvezze, Giacomino De Caprio, chiamato a capezzare la squadra rosso-blu martedì, porta il secondo portiere della Veneziana, il giovanissimo classe 59 Costaggio, la prima linea del Napoli, e il prodotto del livello locale Polino, molti i nomi, Potentini, Lucani, i due terzini Molfese, Orgese, il mediano Cillis, il centravanti Polese, la mezzala Leo, l'ala destra la Torraca, ritornano in questa squadra dopo qualche tempo di assenza, la Ventiniano, Gaddi, capitano Gaddi, unico trentenne in formazione, e la Torraca che non si era allenato per divergenze contrattuali nel periodo estivo. Santana invece schiera Brustenga tra i marchi, Zoff, Gentile, Petraz, Stefan, Giacomini, ci sono in panchina il 12esimo Filati, 13esimo Veracini, 14esimo Capone, c'è una iniziativa del Potenza che indossa tradizionale casacca rosso-blu, pantaloncini azzurri e calzettoni rosso-blu a strisce orizzontali, di conto ai Granata nella consueta casacca con pantaloncini e calzettoni bianchi. Potenza agisce sulla destra con il biondo La Torraca, che ha davanti a sé Marchi, lo evita secondo il direttore di gara commettendo
cosa farà fallo il nostro terzino, ed è per questo motivo per cui al quarto minuto del primo tempo che il Potenza batterà questo calcio di punizione sul settore di destra del suo attacco. La parata lascia il compito al piccolo Leo, Leo giocatore che non è giovanissimo, ma è comunque un giovanotto di bella speranza, 23enne, dopo una lunga trafila nelle squadre minori della Serie D lucana, è tornato in un certo senso all'Ovile e è schierato dal primo minuto in campo da Giacomino De Caprio, che con Angri, Nocerino e Paganese, mentre c'è un tiro sbilenco fuori misura del centravanti Polese che supera la trasversale, la porta difesa da Bustenga e si perde sul fondo. Diciamo, Giacomino De Caprio è stato chiamato a mago dei poveri, mago delle salvezze impossibili, perché nel corso della sua carriera per ben 9 volte ha evitato alle squadre di Serie D di retrocedere, pur avendole prese nelle ultime posizioni classifiche. Ricordavo Angri, Paganese e Nocerina per citare gli esempi più recenti nel tempo, ma bisognerà vedere ora con una situazione societaria particolare alle spalle, soprattutto in Serie C, che cosa potrà fare mister De Caprio, che vediamo come al solito con la sua solita giacca scaramanticamente appoggiata sulle spalle, mai infilata. Ecco ancora il Potenza che avanza con il centrocampista Gaddi, l'ex Acutano Gaddi, giocatore di esperienza, capitano della squadra, che osserva il precedente compagno di squadra, lancia il pallone di proprietà per Polese, su cui interviene molto bene Gentile, e serve poi a Nieto Petraz, che perfeziona il vecchio difensivo. La solita è chiamata a riscattare la brutta prova di domenica scorsa, ma va detto che, a parte lo sconcertante sono il mister Settembrino dopo la sconfitta di Sorrento, sulla quale ci sarebbero da scrivere sui fili di chiosso, diciamo che la sconfitta con il conseguente ha portato sulla panchina pure il mister Giacomini, che domenica scorsa ha impattato con il Messina, ma è un pari che ci poteva stare vista la forza della squadra, siciliana. Vediamo ora contro il Potenza si presenta certamente, se non come i panni della vittima sacrificale, comunque come squadra praticamente più abbordabile. Che cosa sta per fare il tecnico della nuova tecnica squadra Granata? La squadra Granata si muove ora sulla linea centrale del campo con abbondanza, proprio per Vitulano. Vediamo che le marcature sono abbastanza chiare. Ricordate, il Potenza, il terzino molfese, gioca su Di Francesco, l'altro terzino murgese su Campagna. Angelino stoppa le libera, se la vedono con Vitulano. A centrocampo i duelli sono Zoff su Leo, Gaddi su Tinaglia, mentre c'è un fallo ora di Molfese su Di Francesco, viene ripetuto verbalmente il giocatore della Potenza, e poi c'è diciamo appunto Zoff su Leo, Tinaglia e sarete con Gaddi. Abbondanza è controllato dal giovane Cillis. Sull'altro versante vediamo ancora il pallone si è spostato sul settore di destra ed è controllato da un terzino difesa, appunto, che non offese di cattolino la sfera oltre la linea di fondo campo, e per accingersi poi a fare effettuare la rimessa al portiere Evangelista. Molti giocatori della passata gestione, il Potenza ha vinto il campionato lo scorso anno, ricordiamo, la Lira Mancinelli, sono andati via Potenza per dissapori o comunque per motivi alterni legati anche alla non buona situazione societaria della squadra del capoluogo lucano. Non ci sono più elementi del calibro di Balene, Michelli, Savarese, Sironi, Lambiase, Pellè, Braida e così via. Intanto c'è ancora un fallo dello stop al Campagna nei confronti di Vitulano, che questo motivo faccio funzione per il decorato arbitro signor Presti Giovanni di Trapani, arbitro al quinto anno nella categoria di Serie C, che può
potrebbe anche dopo una lunga garetta approdare l'anno prossimo nelle alte sfere, perché è arbitro che da un paio d'anni si segnala sempre tra i migliori del girone, della categoria di Serie C, ma non è ancora riuscito a spiccare il volo verso la canna. Ancora la Salernitana manovra, la partita è cominciata con ritmi piuttosto blandi, anche perché il Potenza è ben disposto in questi primi 8 minuti sul terreno di gioco da De Caprio. La squadra è raccolta, concentrata, ci pare abbastanza anche manovriera sulla fascia centrale del campo. Vediamo che Cidis si prende cura di abbondanza, abbiamo detto di Leo, che è un po' il cervello della squadra lucana. Poi c'è Gaddi, giocatore di grande esperienza, che dopo qualche stagione alla Vulturino ha fatto ritorno all'Ovide, qui a Potenza, e allora si propone come leader di questa squadra. Il lancio di Gaddi in profondità per il giovane Polese, su cui gioca di testa Gentile verso Petraz, il pallone verso il numero 2 Fei, che sovrasta fisicamente anche il piccolo Pinton. Sono piuttosto di bassa statura le due ali, la Torraca e Pinton, che però sono piuttosto insidiose, dotate di un buon gioco di gambe e di una tecnica notevole. Diciamo anche che il Potenza si trova in classifica con un solo punto in virtù di un pareggio e 5 sconfitte, e diciamo anche che finora ha incassato 9 reti in queste prime 6 partite e ne ha segnata una soltanto. Per giunto si tratta di un'autorete, quindi nessun giocatore della Potenza finora è andato a segno. È una squadra che almeno dai nomi su, vediamo intanto che il pubblico invoca Miguel, ovviamente in un gol di Vitulano, perché ci dà un calcio funzione al limite dell'area della Potenza, che è stata piuttosto affasatente. Dicevo ora che ascoltate questi fischi, perché come sempre la barriera non è posizionata alla debita distanza. Diciamo subito che il Potenza è ancora alla ricerca del primo gol in campionato, segnato da un suo atleta, e nella difesa il suo punto di forza. Non ingannano le 9 reti subite, ma le deficienze di questa squadra sono, almeno fino a che si è visto come fino a domenica scorsa, a centrocampo, soprattutto all'attacco, dove con il rientro di Nato Rake, al posto del giovane Podino, che si è accomodato oggi in panchina, si spera di sperano almeno i tifosi e la società rossoblu di dare maggiore nervo al settore della prima linea, che ora manovra sulla destra con Lando Raga, su cui interviene Marchi, commettendo però, secondo il direttore di gara, signor Prestigiani, Trapani fallo, ed è quindi questo il motivo per cui all'undicesimo del primo tempo Potenza batterà un calcio di punizione dalla destra dello schieramento d'attacco, vale a dire sotto la tribuna centrale, con la Torraca. Poi lascia il compito di incombenza al numero 4 Cillis, il giovane Cillis, che osserva il piazzamento dei compagni di squadra, cross al centrale, spinge a difesa con Petraz, perfeziona il disimpegno difensivo, numero 4 Zoff. Diciamo che in difesa, almeno sulle palle alte, non ci dovrebbero essere grossi problemi per la Salernitana, in quanto Marchi, Fei, Gentile e Petraz sono molto più alti dei tre attaccanti del Potenza, vale a dire la Torraca, Pintone e anche Polese, che non è bassino, però diciamo la verità, neanche è un gigante. È proprio Polese che era in posizione di centro avanti arretrato, è riuscito a recuperare un pallone, lo ha sfornito alle sue spalle da Gaddi ancora verso Pintone, cioè sul settore sinistra, sotto i distinti. Pintone ingaggia un duello con Fei, che lo supera, lo gira e poi serve il pallone al centro verso Petraz, da Petraz in avanti a Badabbondanza. La partita stenta ancora a decolare, perché la marcatura del portiere di Potenza sono molto rigide, e diciamo anche che la squadra è ben bloccata in difesa, ci appare manovriera al centrocampo e insidiosa all'attacco, dove mister De Caprio, a sorpresa, ha stirato 3 punte, deciso a non fare le barricate qui a Salerno, almeno finora stira 3 punte titolari, appunto la Torraca, Polese e Pinton.
ovviamente il Potenza, mentre c'è un fallo laterale in favore della squadra rossoblu contestato dalla pubblica della tribuna, viene assegnato al rossoblu questa rimessa in gioco laterale. Ovviamente il Potenza, la squadra Potenza ogni qualvolta viene a Salerno, riporta alla mente i fatti dolorosi e tragici dell'aprile del 63, quando dopo la rete, la famosa famigerata e tristemente famosa rete di Rosito, ci furono degli incidenti che culminarono poi nella morte del tifoso salernitano Giuseppe Plautano. Ci portano in questo momento la distinta della partita, ci sono quindi ci sono presenti 10.112 spettatori vaganti, compresa la quota abbonata, compresa anche il 100 centinaio, non di più, 150 al massimo, saranno i tifosi del Potenza che sono assiepati dietro la porta difesa nel primo tempo da Evangelista, quindi sono nella curva nord, e tra questi una curiosità, ci sono una dozzina, ci sembra di vedere, non di più, una quindicina di militari, evidentemente in forza a qualche caserma del circondario, probabilmente la caserma Cascina. Intanto vediamo che il portiere Evangelista ha recuperato il pallone, poi lo rinvia con Rani, oltre la fascia tre quarti, beneficio dell'ex Aquilano Gabbi, che stoppa per il petto, osserva attenzionamente i compagni di squadra, poi con una giravolta serve il pallone verso il libero Angelino, da Angelino al ricevuto stopper Campagna, il pallone è sulla destra per Molfese, una squadra piuttosto ordinata, questa Potenza ci sembra non avvertire il peso, la responsabilità di questo confronto, la Salernitana al contrario ci appare un po' tesa, nervosa, un po' impacciata in questi primi 14 minuti del primo tempo. Non c'è stato nessun tiro pericoloso verso la porta difesa da Evangelista, speriamo che non si ripeta brutta prestazione di domenica scorsa con il Messina. Se l'altro, oggi c'è un bel sole a riscaldare la platea del Vestuti, mentre c'è un fallo del numero 3 Urgese, giocatore molto atletico, scuro di carnagione, che ci ricorda un po' il nostro ex terzino di qualche decina di anni fa, Magazzù, infatti si è già esibito in un paio di leggi di rovesciate avanti per liberare l'area, finora qualche cross di Stefan dalla destra, la Salernitana ma nulla più, ci sembra che la squadra con Giacomini, siamo giunti tanto al primo quarto d'ora, non abbia trovato un assetto tattico convincente, ci appare un po' imballata a centrocampo, dove soprattutto Zoff e Tinaglia sembrano pestarsi un po' i piedi, e la stessa posizione di Abbondanza non è molto chiara, una posizione che è a metà tra quella del trequartista e quella del regista. Fatto sta che anche domenica scorsa il Siverino non riuscì a convincere né nell'un ruolo né nell'altro, e diede spazio alla squadra messinese. In pratica la Salernitana sta giocando un po' più sulle individualità che sul gioco corale, ci sembra che abbia un po' smarrito la verve e soprattutto quella compattezza di squadra che aveva con Rinaldo Settimino, ma ripetiamo, sono passati appena 16 minuti, Giacomini è arrivato appena da 10 giorni a Salerno, diamo di tempo per imbastire una squadra accettabile, mentre vediamo che c'è un fallo a metà campo fissato a Zoff nei confronti di numero 10 Leo, che è un po' il cervello di questa squadra, giocatore piccolino, bassino, Tragagnotto, ma dotato di una notevole mobilità, che sopperisce in certo senso alla staticità di Gaddi, giocatore più tradizionale, regista classico, mentre Leo, che è stato presentato come un regista, ci appare infatti più che altro una mezzala di scuola, e va a disturbare sovente insieme a Cillis, portatore di palla avversaria. Molto chiara la tattica di mister De Capri, non far giocare la Salernitana, soprattutto non dare spazio alle individualità di questa squadra, che ovviamente si fanno preferire nei confronti dei volenterosi ragazzotti lucani, ma guai a sottovalutare le risorse del vulcanico mister Giacomino De Caprio, che vediamo già abbastanza
abbastanza vivace, mentre Giacomini con il suo aplomb tradizionale è seduto in panchina, sta osservando con tranquillità l'evolversi della gara. Il pallone ora sulla destra, scende Fei, supera un paio di avversari, poi cede il pallone al centro verso Abbondanza. Sotto il profilo tecnico ovviamente non vi è partita tra le due squadre, però il Potenza Pinola nei primi 18 minuti con una rigida applicazione, con grande velocità, con grande generosità sta sopperendo al deficit, al gap tecnico che indubbiamente è notevole. E ora c'è Molfese che ha la meglio nei confronti di Di Francesco, si è visto poco finora l'attaccante della Salernitana, poi c'è un tiro velleitario da fuori che suscita anche qualche fischio di disapprovazione dal pubblico. Il tiro è stato di Tinaglia dai 25 metri, il pallone ha sorvolato per lo meno di un metro e mezzo, due metri attraverso la porta, difesa da Evangelista, che ora si becca la sua razione di fischi perché il Potenza già sta cominciando un po' a perdere tempo, ad usare quei mezzucci che di solito le squadre che si sentono inferiori attorno nei confronti della squadra ritenuta più forte, soprattutto fuori casa. Comunque ora è il Potenza che manovra lungo la fascia centrale del campo, il pallone con Gaddi che ha servito in profondità Polese, su cui gioca Gentile, ma secondo l'arbitro commettendo fallo, e quindi questo è il motivo del calcio di punizione che giusto al 20° del primo tempo si accinge a battere il capitano del Potenza Gaddi, che osserva il piazzamento dei compagni di squadra, poi lancia il pallone in profondità a raso terra per la Torraca, che fa rimbalzare la sfera sullo stinco di Marchi, e il pallone termina in fallo quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo sotto la tribuna centrale. La Torraca lascia il compito di battere questa rimessa in gioco domani al numero 4 Cillis. Da Cillis il pallone verso Gaddi, indietro per Molfese, poi in avanti verso Gaddi, fraseggia piacevolmente il Potenza che ora si distende davanti con Leo verso il numero 11 Pintone, che supera di Levanto Fei, poi rinviene Fei e gli mette il pallone in fallo laterale quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. Stavolta sotto il settore dei distinti, tra Pintone e Fei ci sono perlomeno 20 centimetri di differenza e si vede che si vede tutta questa differenza soprattutto sui palloni. Ci sembra che il nostro difensore non sia difficoltà, ma certamente debba fare molta attenzione al slusciante Peperino Lucano. Ancora il pallone è ora manovrato nella metà campo del Potenza, che singolarmente dopo 20 minuti ha preso un po' in mano le linee di gioco al centrocampo. Si vede un po' la mano di Giacomino De Caprio, passaggi ravvicinati, squadra corta, idee abbastanza chiare, una tattica di gioco elementare, direi quasi scolastica, ma finora efficace, e ricaduto lontano dall'area di rigore la Salernitana è riuscita a irretire le sue punte di diamante Stefan Vituano e Di Francesco, ed è proprio la Di Francesco che si muove bene sul settore di sinistra, cerca di superare Molfese che lo ferma in bello stile e poi serve ad Angelino. Ci pare che il quartetto arretrato del Potenza sia ben registrato con Campagna, Angelino, Molfese e Urgese, che ora scende lungo la fascia sinistra. Urgese è un terzino fluidificante di questa squadra, è il Marchi della situazione, diciamo così. Ora però ritorna sui suoi passi, cede la sfera a Leo, da Leo a Gaddi, da Gaddi ancora indietro per Campagna, sul numero 7 la Torraca, che davanti a sé Marchi, la Torraca ha il problema di girarsi, lo fa in questo momento però commettendo fallo nei confronti del nostro terzino, ed è quindi questo il motivo per cui il signor Presti Giovanni di Trapani, quando siamo giunti al 22° del primo tempo, sul risultato di 0-0 tra Salernitana e Potenza, comanda questo calcio in favore della Salernitana, che sta già battuto dal libero Petraz a beneficio del suo compagno di squadra e di calore di parto Mimmo Gentile, che avanza in questo momento a superare la linea centrale del campo. Poi serve Tinaglia e Zoppo, non sanno cosa fare, si ostacola un po' a vicenda, dicevo un po' dalla eccessiva vicinanza tra Tinaglia e Zoppo, che molto spesso per così dire si testano in quei piedi. Il pallone della serie di carambolo viene ora orchestrato da Gaddi, che ha preso per mano come sempre questa squadra e avvalendosi del grosso movimento di Cillis e di Leo riesce a dirigere le operazioni in cabina di regia. Non ci pare che la Salernitana abbia adottato fino alle delle contromisure nei confronti di Gaddi, che è guardato un po' da lontano da Tinaglia. Ora però ci sembra che c'è un
calcio di in favore della Santana per questa spinta di Pinton nei confronti di Frey. Ci sembra che Giacomini, che per la prima volta si è alzata dalla panchina, abbia deciso di invertire la marcatura e ci sembra più logico così. Zoff, uomo di contenimento e di interdizione più di Tinaglia, è stato indirizzato al 24esimo del primo tempo da Giacomini sulle tracce, per così dire, di Gaddi, mentre Tinaglia se la vede con Leo, che ora gli ha slegato il pallone dai piedi e avanza con grande capacità, molto generosa la prova del Potenza finora, una squadra che gioca senza svolazzi, senza più di gol, molto pratica, essenziale. E ora c'è un tiro addirittura dalla lunga distanza di Urgese, un tiro che il portiere della Salitana Brusting deve deviare in calcio d'angolo, cioè il primo calcio d'angolo per il Potenza. È stato un tiro improvviso del numero 3 Urgese dai 25 metri, un tiro fendente molto saettante e che Brusting forse ha visto all'ultimo momento, forse anche per il sole, ed è riuscito a deviare in calcio d'angolo. Ci sarà quindi questo calcio d'angolo dalla sinistra, dello schieramento d'attacco del Potenza, quindi sotto la curva sud, la parte dei distinti, è il numero 4 Cidis che si avvia ad effettuare questo l'esecuzione di questo corner dal centro d'area, respinge la difesa di testa con Gentile, ma c'è un fischio d'arbitro, una situazione di fallo, perché Gattorraga ha spostato Marti, quindi calcio di punizione per il Salernitana. Il Potenza gioca discretamente, tenuto conto che è una squadra per così un po' derelitta in fondo alla classifica, con un solo punto dopo 6 giornate, contro una Salernitana partita con i favori del pronostico. Salernitana che dopo la sconfitta di Sorrento, la pareggio casalingo con il Messina, è stata scavalcata dalla Lecce ed è stata raggiunta al secondo posto da Bari e Benevento. Non è più solitaria capolista in vetta alla classifica. Il Potenza ora manovra lungo il settore di destra del suo attacco con il pericoloso Latorraca, il biondo centravanti, il biondo attaccante del Potenza fa rimbalzare il pallone sui piedi di Marchi e ottiene quasi insperatamente un secondo calcio d'angolo che lo stesso Latorraca si accinge a battere, però salta dalla parte della tribuna. Poi questi fischi ovviamente solo per i giocatori del Potenza, che perdono un po' di tempo, vengono a osservare una certa severità dall'arbitro signor Presi Giovanni, perché la Torraca ha lasciato quel compito di battere questo calcio d'angolo a Gaddi e poi si stava avvicinando Cidis per un ulteriore cambio, che l'arbitro è intervenuto quasi a dire di evitare questi mezzucci, queste perdite di tempo, perché l'ha detto chiaramente al capitano Gaddi, ne terrà conto. Il corso al centro d'area respinge la difesa sulle palle alte, per la verità non ci sono problemi per i giocatori della Salernitana, ed è stato Gentile a mettere il pallone fuori da Zoff verso Abbondanza in profondità, il lancio in verticale per Vitulano che non riesce a raggiungere la sfera, anche perché Campagna con l'aiuto di Angelino aggira molto bene e serve il pallone alle spalle al portiere Evangelista, il portiere del Potenza, che ora con i piedi serve verso Molfese, non ha dovuto effettuare alcun intervento il portiere della sala della Potenza. Sì, c'è stato solo un tiro di Tinaglia una decina di minuti fa alto sulla terrazza, mentre Brusting si è dovuto separare per mandare in calcio d'angolo un fendente del terzino Urgese. È proprio Urgese che ora sta manovrando sul settore di sinistra, ha superato Stefan ma non Abbondanza, che però gli fa da prima cambiare il pallone tra i piedi, poi però con che contestazione parte al pubblico, si deve segnare il fallo laterale contro, perché evidentemente c'è stata una serie di rimbalzi, e di fallo alto, e comunque il segnalino ha dato ragione al giocatore del Potenza. C'è già qualche mormorio sulle tribune, soprattutto c'è qualche mugugno di disapprovazione per la verità, perché in questi 28 minuti del primo tempo la Salernitana non ha effettuato una sola azione recente, non ha tirato in porta mai per e Evangelista è praticamente stato inattivo. In effetti anche sotto il profilo numerico delle presenze siamo scesi dalle 12.000 unità e passa alle 11.000 contro il Messina, siamo già poco più di 10.000 contro il Potenza, e si tratta sempre di un derby abbastanza sentito, di un derby del sud, data la tradizione
rivalità tra le due squadre e tra le due tifoserie, indipendentemente dalla posizione classifica occupata dalle rispettive compagini. Ora Angelino che segue il pallone verso Campagna, da Campagna ancora verso Molfese, ci pare molto ben registrata la difesa del Potenza, e del resto non poteva essere diversamente, con un mago delle salvezze quale Giacomino Caprio, che fa del motto prima non prenderle il suo credolo. Ma il Potenza ora si sta anche proponendo avanti, dopo una fase di studio ha preso in certo senso in mano le redini del gioco Gaddi, coadiuvato a destra da Cidis, a sinistra da Leo, e ci pare buona la prestazione di Cidis, che oltre ad aver completamente finora annullato Abbondanza si propone pericolosamente davanti sulla fascia di destra. Per ora il Potenza non sta spingendo molto davanti, e ci mancherebbe altro, però ci sembra più pericoloso in avanti rispetto al trio formato da Latorata, Pavolese e Pintone, rispetto al trio formato da Stefano, Vituano e Di Francesco, che è piuttosto statico, mentre c'era un fallo a centrocampo di Leo nei confronti di Tinaglia, calcio di punizione per la Salernitana, e c'è anche l'ammonizione al 29esimo del primo tempo per Leo per questo fallo su Tinaglia. È stato un intervento, diciamo la verità, non cattivo, il giocatore del Potenza, che era anche poi rimbrottato dai suoi compagni di squadra, era irritato sul pallone ed è entrato in tackle scivolato a piedi uniti, e l'arbitro non ha potuto fare a meno di ammonirlo. Tinaglia si è rialzato un po' zoppicando nella condizione di normale efficienza, e in abbondanza, quando siamo giunti alla mezz'ora esatta del primo tempo, si accinge ad effettuare il rinvio verso la porta difesa da Evangelista, di testa il pallone di Campagna verso Angelino, molto calma la retroguardia del Potenza, c'era questo rinvio lungo di Urgese, però in fallo laterale, perché la Torata desiste dal tentativo di raggiungere la sfera. E Marchi che serve il pallone verso il numero 5 Gentile, ma Gentile ancora verso l'abbondanza in profondità per Vituano, che ha il problema di girarsi, ma è ingabbiato il nostro centravanti tra Campagna e Angelino, giocatore di una certa esperienza a livello di categoria, e vediamo che il pallone schizza verso Di Francesco, che deve essere con Molfese, un mastino che non sarà tecnicamente un'ira di Dio, ma è senza dubbio un giocatore di grandi applicazioni, di grande volontà, che ha limitato molto le scorribande della nostra ala sinistra. Il pallone staziona lungo la linea centrale del campo, e Abbondanza che avanza a testa alta, cerca di lanciare in profondità per Vituano, pallone che parambola tra Campagna e Angelino, poi va a metterci una pezza l'onnipresente Cidis. Diciamo che la Saldana non è riuscita a mettere la palla a terra, soprattutto perché il Potenza, per quel strano che possa sembrare, è sempre primo sul pallone, e la Saldana deve affannosamente sempre ricorrere al secondo tocco per evitare l'intervento dei giocatori lucani, che ci sembrano ben preparati da De Caprio, che in questi 5 giorni non dico che abbia fatto di piano, ma sicuramente è riuscito a motivare una squadra che appariva francamente allo sbando, alla deriva. Vediamo intanto che c'è un giocatore a terra del Potenza, si tratta del numero 9 Podese, su cui è intervenuto Gentile fallosamente, ed è questo per cui è il motivo per cui l'arbitro, oltre a decretare un calcio di punizione per il Potenza, ha ammonito anche Mimmo Gentile al 33esimo del secondo tempo, 32esimo e 30 del primo tempo, per questo fallo su Podese, che stenta per la metà a rialzarsi, e vediamo che viene trasportato ora ai bordi del campo il centravanti del Potenza, Podese, che è un giovanotto di belle speranze, di prospettiva, giocatore classe 57, quindi 18enne, giovane Pavese. Vediamo che c'è questo calcio di punizione, tutto questo frangente si sono persi secondi preziosi, e Gaddi che ora indica qualcosa, ha chiesto la distanza della barriera, mentre Pavese rientra in campo un po' claudicante, ma in condizione di nuova efficienza, e ha il
pezzettone di sinistra abbassato, evidentemente ha ricevuto qualche colpo, ora c'è il cross al centro dell'area, la respinta di Gentile, un po' sbilenca, perfezione di segno difensivo Petraz, lancio verso Tinaglia, ancora Abbondanza che non supera la guardia di Cidis, implacabile, quindi questo giovane calciatore del Potenza, appena 17enne, Cidis, classe 58, è un giocatore molto giovane ma molto ben disciplinato tatticamente, molto accorto nella marcatura e anche bravo in fase di impostazione manovra, lascia per ora l'incombenza di questa azione al capitano Gaddi che rallenta ad arte la manovra, in apparenza in questi primi 35 minuti è riuscito ad abbassare i ritmi della partita, a togliere l'iniziativa della Salernitana e soprattutto consentire alla squadra granata di verticalizzare il gioco, poco dopo la Salernitana infatti è riuscita a cercare la profondità, ha dovuto di solito accontentarsi i tocchetti laterali e questa finora per la metà la peggiore gara che ha disputato dall'inizio di questo campionato la Salernitana in queste prime sette giornate del girone di andata il campionato nazionale di Serie C, girone C 1975-76, è Urgese che supera il campionato di centro del campo, poi ritorna sui suoi passi, cede il pallone allora Pinton sulla fascia sinistra supera Fei ma non Petraz, ci sembra che il Potenza se non altro, gentile ascoltatore, abbia le idee molto chiare, cioè sa sempre cosa fare del pallone quando è in possesso la sfera, cosa che non si può dire altrettanto della Salernitana che paradossalmente si sbarrisce non tanto quando deve giocare di rimessa con questo momento ma quando è chiamata ad impostare l'azione, ci sembra che Zoffa, Tinaglia ed Abbondanza siano a corto di idee, ma per la verità anche gli attaccanti fanno poco movimento, il pallone ora tra i piedi di Francesco che supera Molfese ma non Angelino che lo aggira con elegante palleggio, poi addirittura di tacco e serve quasi con sufficienza Campagna, la Campagna verso Molfese, ancora verso Leo, non sembra il Potenza la squadra ultima classifica, non sembra la squadra assetata di punti, ci sembra invece piuttosto la Salernitana che deve rincorrere come fa in questo momento addirittura Abbondanza Cidis e commettergli il fallo per impedire al giovane centrocampista del Potenza di entrare in area di rigore, quindi vediamo che la Salernitana si trova in grave debito di idee, a corto di idee, ci sembra anche che la preparazione atletica sia un po' carente in queste prime battute, ma non siamo poi alle prime battute, siamo quasi alla fine del primo tempo, mentre Cidis lascia il compito della battuta di questo calcio di punizione al numero 8 Gaddi, che va a battere ovviamente tutti i calci piazzati, cross a centro d'area, respinge la difesa, poi c'è ancora un lancio di Zoff per Stefan che fugge sulla destra velocissima, ingaggia un duello con Urgese, il lancio per Vituano, il tiro di Francesco al volo alto sulla traversa, il tiro di Francesco è stata questa forse la prima azione, la Salernitana manovrata, c'è stato un lancio per Stefan in corso a centro d'area, il velo di Vituano è arrivato di Francesco dal limite dell'area, il pallone si è impennato, ha sorvolato di un metro e mezzo la porta difesa il primo tiro pericoloso, ma fatto sta che finora Angelis non ha ancora effettuato alcun intervento degno di nota, mentre c'è un fallo fischiato al Potenza, stavolta è stato Gaddi a commettere fallo nei confronti di Tinaglia. Mentre siamo giunti al 39esimo del primo tempo e avanti in un tran tran che sa molto di routine, calcio ruminato male, poco e male dalla Salernitana, mentre il Potenza finora sta controllando la partita con una certa autorità e diciamo anche con una certa tranquillità, si è assestata a centrocampo con i suoi giocatori, Gaddi al centro, dicevo che è a sinistra, Cidis a destra, è forte di una difesa molto ben bloccata, di un attacco manovrino, sta tenendo lontano dalle parti di Evangelista la squadra della Salernitana che ora prova in avanti con Zoff, ma è una iniziativa isolata, su lui commette fallo il
al numero 8 Gaddi, calcio di punizione per la Salernitana, tra quattro campo del Potenza, tutta la Salernitana ora si porta in avanti, il Potenza per la dei 16 metri, c'è un colpo di testa di liberare di Campagna su questo cross e c'è il primo calcio d'angolo per la Salernitana quando siamo giunti quasi al 40° del primo tempo, con Abbondanza che va a batterlo dal settore di sinistra della Salernitana, attacca la Salernitana, vale a dire sotto la tribuna centrale, tutta la Salernitana ad eccezione di Fei, Gentile, Petraz e ovviamente Brusega è nella metà campo del Potenza. Vediamo gli sviluppi di questo. Abbondanza respinge la difesa con Angelino, perfeziona il dismegno difensivo davanti alla linea dei 16 metri, il Potenza con Cidis verso Leo, pallone sempre a terra, sempre di prima, giocato dalla Potenza, velocissimo le falate della squadra lucana con Nato Raca, da Nato Raca ancora il pallone verso il numero 9 Polese, Polese ancora indietro per Leo che parcheggia col pallone tra i piedi, poi c'è un tiro di Leo e una parata del portiere Brustenga che si inginocchia sulla traiettoria del tiro e blocca in due tempi il tiro pericoloso di Leo, anche perché sentite forse le disapprovazioni del pubblico, è stato lasciato un po' solo secco la mente, su cui è intervenuto Brustenga che in due tempi un po' a fatica è riuscito a bloccare la sfera, finora più pericoloso il Potenza, già la seconda in secondo intervento di Brustenga, non è ancora effettuato il portiere evangelista suo dislibertario, il tuo collega ovviamente ha visto soltanto per due volte la palla superare la trasversale per tiri da lontano della Salernitana, il primo di Tinaglia e il secondo di Di Francesco, mentre siamo al 42° del primo tempo, il pallone è sulla destra, il pubblico comincia un po' a spazientirsi e si alzano i primi fischi soprattutto dalle scalette della tribuna centrale ma anche dei distinti, mentre alla curva ancora sostiene la Salernitana, il pallone è sulla destra per Stefan che ha difficoltà, molta difficoltà nel superare l'Urgese, uno dei migliori della squadra potentina insieme a Cidis, ancora verso Gaddi che con la mezza Veronica si libera di Zoff, serve il pallone alle sue spalle a Campagna, da Campagna ancora a Leo verso Pintoni, il giocatore del Potenza sembrano giocare a memoria, intendiamoci, niente di particolare, niente di stratosferico, niente di eccezionale, ma si sa, il calcio è gioco semplice, gioco elementare, ci sembra che il Potenza con pochi tocchi, con poche idee, con poche azioni sia riuscito a mettere in difficoltà ed in ambascia la Salernitana che ora con Petraz si accinge ad un rinvio piuttosto affannoso a beneficio di Abbondanza che fa scivolare il pallone verso Vitulano, ma Vitulano non trova sbocchi, non trova spazi, viene bloccata la sua azione da Campagna e c'è poi Angelino che viene alle sue spalle verso Molfese, da respiro alla manovra il Potenza con Gaddi sulla sinistra per Leo che supera in questo momento Zoff, ma non il Petraz che forse è l'unico della Salernitana ad avere molto chiaro, che riesce poi a proporsi sulla sinistra, a scendere e a fornire un buon pallone a Vitulano che in questo momento tira ed è il primo tiro della Salernitana con Vitulano, un tiro dai 16 metri, niente di particolare, abbranca la sfera, il portiere evangelista la fa sua e ora con le mani la invia verso il libero Angelino. Ci sono voluti 43 minuti di gioco, gentili ascoltatori, per vedere il primo tiro in porta, la prima parata di Evangelista, una parata peraltro non molto difficile, il tiro di Vitulano è stato un tiro un po' non diciamo telefonato, ma forse non uno dei migliori scagliati dal bomber argentino all'argentino. Ancora il pallone sulla destra della Torraca che sta facendo giocando un numero notevole di palloni e sta un po' facendo vedere strega al nostro terzino Marchi, ci pare ben disposto la Torraca ed anche Pinton, forse un po' in ombra Polese, ma forse data anche la giovane età e in botta rimediata poco dopo la mezz'ora, ci appare leggermente claudicante il centravanti della Potenza, mentre il pallone è ancora arretrato e siamo in questo momento al 45° del primo tempo, vediamo se vorrà recuperare qualcosa il signor Presti Giovanni di Trapani, arbitro della Contesa, che decide per un'inversione di fallo laterale a favore del Potenza ed è Urgese sotto il settore dei distinti a servire la sfera a
campagna, la campagna ancora verso Angelino, ormai il cliché è abbastanza stantio, addirittura stucchevole, il pallone termina tra i piedi di Leo che lo affida a Capitan Gaddi. È incredibile come con pochi tocchi il Potenza riesca a mettere in difficoltà la Salernitana, che non è riuscita a trovare l'antidoto per opporsi a questi passaggi brevi, veloci di prima, che si sviluppano sempre sull'asse Angelino Leo Gaddi, che poi decide talvolta di servire Polese, talvolta di servire Torra Torraga, talvolta Pintone, come in questo momento, mentre c'è ancora uno sbandimento della segnalina, c'è un posizione di fuorigioco di Polese, calcio di punizione per la Salernitana, se ne è andato il primo minuto di recupero, e proprio in questo momento l'arbitro, il signor Presti Giovanni di Trapani, tra le fortissime e vivacissime disapprovazioni del pubblico della tribuna, decreta la fine delle ostilità. Uno squallido 0-0 al termine del primo tempo di questo Potenza Salernitana, con due tiri in porta da parte del Potenza, un mezzo tiro possiamo dire da parte di Vitulano, e con la squadra salernitana che viene accompagnata negli spogliatoi da una abbondante razione di fischi. Giordano si congeda per il momento da voi gentili ascoltatori, dandovi appuntamento tra 4 ore circa alla ripresa del gioco, alla ripresa del secondo tempo di questa partita. La Salernitana Potenza, valeva la 7ª giornata del girone d'andata del campionato nazionale Serie C Girone C 1975-76, conclusasi dopo i primi 45 minuti, come dicevo anzi, sul risultato di 0-0. Gentili radioascoltatori, al termine del primo tempo della gara tra la Salernitana e Potenza, buon pomeriggio ancora da Giordano sulle frequenze di Radio Salerno International. Il secondo tempo ha avuto inizio da poco più di 45 secondi, la Salernitana attacca ora da sinistra verso destra, quindi Evangelista e il portiere del Potenza è in favore di Curva Sud, di Potenza che si siera con Evangelista, Molfese, Urgese, mentre c'è un fuorigioco fissato a Stefan, Evangelista, Molfese, Urgese, Cillis, Campagna, Angelino, La Torraca, Gaddi, Polese, Leo e Pintoni in panchina, Giacomino De Capri, il nuovo tecnico da martedì scorso del Potenza, superato a Mancinelli, si era il 12esimo alla Veneziana, Costaggio, 13esimo, 14esimo Podino, Salernitana invece di Massimo Giacomini alla sua seconda esibizione qui davanti al pubblico del Vestuti, dopo l'esonero di Settembrino, si era, mentre c'è un fallo, un calcio menzione in favore della Salernitana quasi al limite dell'area, la Salernitana si siera con Brustenga, Caimarchi, Zop, Gentile, Petraz, Stefan, Tinaglia, Vitolano, abbondanza di Francesco, in panchina ci sono Pilati, Veracini e Capone. La Salernitana con questo calcio menzione non ha ottenuto granché, il Potenza riprende il suo normale andamento di gioco, diciamo nel primo tempo il Potenza ha giocato molto meglio la Salernitana, per quanto incredibile la cosa possa sembrare, due tiri in porta del Potenza e uno solo della Salernitana sono lo specchio fedele di un